Croce del Monte Baldo, ci troviamo sullo spartiacque che divide il Veneto dal Trentino. Da questa parte, come potete vedere, il panorama spazia in questa splendida visuale del lago di Garda. Nella sua parte finale notate la punta di Sirmione, là proprio nel mezzo, con il riverbero del sole che rende ancora più magica questa visuale. Qui sotto il rifugio siamo a 2200 metri di quota, da questa parte vedete la Valle della Lagarina che porta verso il Trentino, in fondo dei Dolomiti, e proseguendo lungo l'alta via del Monte Baldo si possono poi toccare altre cime, tra le quali la cima più elevata del gruppo, la Punta Valdritta, 2218 metri, che vedete là in fondo. Sotto i nostri piedi il lago di Garda, che termina con Torbole e Riva del Garda, al di là della sua sponda le montagne innevate che culminano con la piramide dell'Adamello. È una giornata estremamente fredda, ci sono 8 gradi al di sotto dello zero, il vento è forte da nord-ovest che ha appena ripulito l'aria da una perturbazione che ha appena portato 50 cm di neve fresca fino a quote molto basse, fino a circa 500 metri. Là in fondo chiudiamo la nostra visuale con gli Appennini, l'Appennino Ligure e quello Emiliano. Ecco le nubi della perturbazione che si è spostata ormai sul centro-sud Italia, dove sta portando condizioni di maltempo. Chiudiamo con la visuale della Croce del Monte Baldo e con questo vi do appuntamento al prossimo luogo straordinario.